Allora, adesso vicino a Matteo Salvini ci saranno i candidati, ci sarà il vostro candidato sindaco Marco Latanità che vi ha salutato prima. Io adesso ho l'onore e il piacere di lasciare la parola a Matteo Salvini, che è tutto quello che ci siamo detto prima. Ciao, grazie mille Ariano! Ciao Matteo! Innanzitutto grazie, sono arrivato un po' in ritardo perché ho ritenuto piacere, il mio dovere essere prima di venire in mezzo a voi, di passare a portare il mio e il vostro saluto e ringraziamento alle donne e agli uomini in divisa che lavorano al carcere di Ariano Irpino, che hanno a che fare con spacciatori e delinquenti tutto il giorno, che spesso dallo Stato sono trattati peggio degli spacciatori e dei delinquenti che devono tenere a bada. Quindi ho ritenuto giusto, anche perché di solito quelli di sinistra vanno in carcere a vedere se stanno bene i delinquenti, io preferisco andare in carcere a vedere se stanno bene i poliziotti. Questione di punti di vista. Poi, girando per la campagna, anche venendo ad Ariano, ho visto tante facce che sorridono e che promettono. È pieno di tizi del PD che ridono a Napoli, a Salerno, a Caserta, in Irpinia. Farò. Ma io dico, state governando da 20 anni. Cosa avete fatto per 20 anni? Prima di dire farò, costruirò, regalerò. Qua tutti gli altri ad Ariano come in campagna hanno già governato, tutti, anche 5 Stelle nei comuni. La Lega mai, per la Lega è la prima volta. La Lega in campagna e in regione non ha mai scelto neanche un posacenere. Quindi abbiamo le idee chiare, rimettere al centro la salute vera, non alla salute di De Luca, perché io Ariano Irpino nelle settimane di chiusura la vedevo al telegiornale, zona rossa, zona infetta, la peste e tutti i problemi del mondo, e il fenomeno di De Luca, parlava di lanciafame, di zone rosse, ma Ariano non mandava neanche un medico e neanche un infermiere. Alza le chiappe dalla poltrona in centro a Napoli e vieni in Irpinia a vedere come si lavora e come ci si cura. Quindi salute vera, non gli ospedali finti alla De Luca, mi sembra Totò, nel senso che siamo andati a vedere, facciamo il policlinico a Caserta, il policlinico a Caserta non c'è, facciamo l'ospedale Covid a Salerno, ospedale Covid non c'è. Quindi non è... i campani sono persone pazienti, rispettose, però un conto è essere pazienti, un conto è passare per fessi. Quindi tocca a voi, anche perché in Irpinia ho incontrato tanti imprenditori che non chiedono l'aiutino, la beneficenza, i redditini. Io voglio che la Lega dia voce alla campagna che non è quella né di De Luca né di Di Maio, ma è quella che vuole lavorare, è quella che vuole studiare, vuole viaggiare, vuole andare a scuola. Anche rispondevo, ho visto la Azzolina che ieri ha fatto una su Facebook e Instagram, la Azzolina che è una calamità naturale per la scuola italiana, ieri passeggiava con una maglietta con scritto quanto è dura la vita da ministra. Ma è vero, non è un fotomontaggio, vi rendete conto? Io sono papà, ci sono milioni di famiglie, milioni di studenti, un milione di insegnanti che oggi, che è sabato, non hanno ancora capito quando si entra, quando si esce, la mensa, chi misura la febbre, lo scuolabus. Datemi una mano votando la Lega alle regionali e anche scegliendo il sindaco giusto ad Ariano, perché è un'arma in più per me per mandare a casa la Azzolina, che è un disastro per la scuola italiana, è una sciagura per la scuola italiana.
diritto allo studio, diritto al lavoro, attenzione, diritto alla pensione, diritto al lavoro e diritto alla pensione significa difendere una conquista che gli italiani hanno avuto grazie alla Lega, che era la mia prima promessa quando vi chiesi il voto. Chiedendovi il voto vi chiesi e vi promisi: date il voto, io vado a cancellare quella schifezza che è la legge Fornero. Ci avete votato e abbiamo cancellato la legge Fornero e difenderemo quota 100 con le unghie e con i denti, perché alla legge Fornero non si torna. Signora, porti pazienza, ho già poca voce, se me la fa usare per il microfono le sono riconoscente, anche perché Ariano, Matera, poi oggi giro in lungo e largo tutta la provincia di Bari, domani la provincia di Lecce, la provincia di Foggia, lunedì l'Abruzzo, le Marche, martedì l'Emilia, la Romagna, il Veneto, mercoledì la Lombardia, la Val d'Aosta, giovedì la Liguria, venerdì la Toscana, e poi conto di tornare anche in Irpinia a festeggiare un grande risultato per la Romagna e per l'Irpinia, di legittima difesa. Anche perché, sapete perché noi anche prima dei voti abbiamo già vinto? Perché in tutte le piazze della campagna, io ho trovato ieri sera a Napoli una piazza bellissima con almeno 2000 persone, io poi faccio i video come l'ho fatto adesso e li metto su Facebook, perché se aspetto che siano i giornali e le televisioni nazionali a farvi vedere Campacavallo. Infatti, e poi invece se c'è qualche incivile che contesta o che fischietta, spazio a quegli incivili, ma la campagna bella, la campagna onesta, la campagna per cui il problema non è la Lega ma è la camorra, siete voi e sono orgoglioso di voi. Poi non promettiamo miracoli, non facciamo miracoli, io non vengo un sabato mattina ad Ariano Irpino dicendo votate la Lega e sicuramente poi una settimana dopo tutti avranno lavoro, bellezza, ricchezza, fortuna. No, io ieri sono stato in una delle vergogne non campane, mondiali, sono stato a Giuliana, nel comune di 100.000 abitanti, alle porte di Napoli, dove la gente muore di tumore, dove i bambini muoiono di tumore per i roghi tossici, perché ci sono tonnellate e tonnellate di rifiuti. E io ho visto il video dove De Luca nel 2016 andava lì con Renzi, perché chi si somiglia si piglia, andava lì, e è andato a Giuliano e l'ho trovato in rete vestito da Superman dicendo: tranquilli, l'immondizia di Giuliano entro 2 anni la smaltisco io. È ancora lì, più puzzolente, mortale e inquinante di prima. Quindi io preferisco promettere di meno e mantenere di più. La campagna e l'Irpinia non hanno bisogno di un cabarettista, hanno bisogno di donne e uomini che hanno voglia di lavorare. Bravo. Io sono incantato. Quindi, in bocca al lupo, vedermi così tanti un sabato mattina per me è motivo di orgoglio. Scorgo là in fondo qualche bandiera rossa. Ragazzi, non vi si sente, non ci sono... Ho detto bandiera rossa e saltato di qua. Va bene. Il voto del 20 e il 21 non sarà un voto ideologico. È di là che cercano razzisti, fascisti, nazisti. In questo momento, e gli dedico un minuto di silenzio mio e vostro, a Roma è in corso il funerale di un ragazzo di 16 anni è stato ammazzato da 4 bestie che spero che finiscano in galera i loro giorni. Ed è morto un ragazzo di 16 anni. Ma quando muore un ragazzo di 16 anni, non muore un ragazzo nero o un ragazzo bianco, muore un ragazzo di 16 anni, perché ogni vita conta. Questo qualcuno non lo capisce,
E se l'assassino è bianco, è nero, è giallo, è rosso, è verde, a me non interessa. Chi uccide sta in galera fino alla fine dei suoi giorni. Punto. E se proprio dobbiamo cercare in giro per la campagna, in giro per l'Italia, antidemocratici, razzisti o fascisti, io li trovo nelle piazze a sinistra che aggrediscono, offendono e lanciano sedie e pomodori. Quelli sono gli unici antidemocratici rimasti. Quindi in bocca al lupo, buona vita, buona fortuna alle donne, agli uomini di questa terra orgogliosa, con una promessa: se andiamo a governare la regione Campania non ci saranno più campani di serie A e campani di serie B, cittadini di serie A per cui c'è tutto e cittadini di serie B della periferia per cui non c'è nulla. Quindi rimettere al centro il lavoro, il merito, la bellezza e la sicurezza. È vero, io andrò a processo il 3 ottobre perché ho fatto quello che vi avevo promesso di fare, perché ho bloccato gli sbarchi dei clandestini, e io quando il giudice, e rischio 15 anni di carcere, mi chiederà: lei Salvini si dichiara per sequestro di persona aggravato e continuato colpevole o innocente, io mi dichiarerò colpevole di aver difeso l'Italia e gli italiani. L'ho fatto e lo rifarò con orgoglio. Viva Ariano, viva Littina, viva la Lega, e grazie a voi per la vostra presenza questa mattina in questa splendida piazza. E sempre grazie alle forze dell'ordine per quello che fanno. Grazie di cuore. Qualcuno vuole fare una foto? Senza spingere che ci sono dei bimbi. Con la mascherina, se no Mastella ci denuncia. Col telefonino pronto dalla vostra destra. A sinistra mai. Destra.